Vinitaly non è mai uscito fuori da Verona, esce da Verona ed esce per la prima volta e viene in Calabria, in questa terra che di solito è terra di ultimi e che invece in questa circostanza ha avuto un primato. Ci siamo preparati al meglio perché dobbiamo avere l'ambizione e la qualità anche nelle attività di promozione e di sostegno ai nostri imprenditori, ai quali chiediamo il meglio e chiediamo di avere questa ambizione e la qualità. Per tanto tempo hanno lavorato con grande orgoglio pensando di dare il loro piccolo contributo per migliorare questa regione. Voglio ringraziare tutti coloro i quali si sono impegnati e continueranno a impegnarsi in queste giornate. Penso che tutto questo naturalmente sia frutto di un lavoro di squadra e penso che la Calabria abbia bisogno proprio di questo. Quanto la regione ha investito nell'agricoltura in questi anni? Ha investito tanto perché c'è un programma cospicuo sul quale noi siamo performanti, perché riusciamo ad avere dei risultati importanti in termini di velocità della spesa. Bisogna migliorare ulteriormente, soprattutto in questa fase di fine programmazione 14-22 e iniziare al meglio, come abbiamo fatto, la programmazione 23-27. Ma non è importante soltanto la velocità di spesa, è importante la qualità della spesa e soprattutto il fatto che anche le attività di promozione che accompagnano la spesa per il sostegno ai nostri agricoltori, imprenditori agricoli, possa essere un'attività che arriva su mercati che possano pagare la qualità. Noi abbiamo bisogno di migliorare i valori di produzione dei nostri prodotti perché spesso sono stati sottostimati e questo si può raggiungere anche attraverso un'intensa attività di promozione. Noi abbiamo un movimento non dai grandi numeri, ma quasi tutta la Calabria è una regione di nicchia. 16 milioni di bottiglie sono tanti, sono pochissimi, però a noi l'investimento sul vino serve per due motivi. Il primo, perché il movimento vitivinicolo in questi anni ha avuto l'ambizione della qualità e può essere esemplare anche per altri movimenti. Le cantine si sono affidate ad enologi di rilievo nazionale ed internazionale, migliorando la qualità dei vini e soprattutto utilizzando al meglio la grande